Ciao a tutti ragazzi, bentrovati di nuovo sul canale dei Mapaue. Oggi siamo qui sul nostro giornale mensile di OPTC, ovvero ragazzi gli eventi che stanno arrivando dal 22 di maggio al 4 di giugno. È un mensile un po' da due settimane, comunque andiamo bene a vedere che cosa sta succedendo. In questo bimestrale sostanzialmente ci regaleranno Rorono Azoro, liberatore di Dressrosa. Allora, questo sarà un personaggio di quelli regalati sostanzialmente, però sarà uno dei più utili di quelli regalati. Ci darà esperienza e berry per 1.2, esattamente come Low Int che abbiamo già. E oltretutto, a quanto pare, potremo affrontare una quest, Pirate Hunter's Memories, sostanzialmente dove affronteremo tutti i nemici di Zoro, quindi tutti quelli che ha incontrato nella storia, sostanzialmente tutti quelli che ha sconfitto, e da qui potremo trovare tutti i manuali del nostro Pirate Hunter. Quindi tutti i manuali di tutti gli Zoro esistenti fino ad adesso, compresa la Legend. Quindi se qualcuno dovesse aver bisogno di questi books, effettivamente vale la pena farlo un po' di volte. Oltretutto, sempre riguardante questo, ci saranno delle Chopperman Quest. Quindi più completerete quest'isola, più effettivamente riceverete gemme, premi, eccetera. Quindi effettivamente può valer la pena completare quest'isola un po' di volte, naturalmente limitato a quante missioni dovrete fare per completare le Chopperman Mission, almeno questo per quanto riguarda i noob. Io non consiglio comunque di spenderci dietro troppe gemme, per i free to play addirittura di non consumarne proprio. È sicuramente una buona isola, però molto probabilmente i drop del 6 stelle saranno uguali a quelli delle isole normali, quindi vedete voi. Sostanzialmente, a meno che voi non abbiate comunque Zoro Legend, state attenti a sprecare troppa stamina qui dentro, soprattutto non sprecate troppe gemme. Ragazzi, poi come avevamo previsto, Luffy Gear 4 in Treasure Map. Ragazzi, la prossima Treasure Map sarà proprio quella di Gear 4. Ragazzi, Gear 4 è fortissimo, fortissimo, utilissimo. Quindi questo dovete farlo tutti, per forza. È veramente essenziale. Più andrete avanti, più vi accorgerete che effettivamente è così. Questo personaggio è veramente forte. Garantisce un color affinity di 1,75, che non è affatto male, ed è praticamente universale, si usa in tantissimi team, quindi voi tenete in considerazione questo, ecco. Ma andiamo avanti. Intermediate Support Requests. Praticamente da qui avremo altre missioni aggiunte alle Rookie Missions classiche, che qui chiamano Support Quests. Sostanzialmente avremo la quest di Lucci, disponibile sempre in Extra Island. Questo è buono, specie se dovete farmare il vostro Lucci Legend, è perfetto. Gran parte delle volte poi queste missioni sono anche in half stamina, quindi conviene effettivamente approfittarne proprio in quel momento. Adrift Humming Brook. Oh, finalmente questo brook è il brook che serve per fare i team zombie. Ora, tutti quelli che mi chiedono, ragazzi, dove si trova il brook del team zombie, è questo qui, Adrift Humming Brook. Vedete la quest seconda da destra, ok? Quindi fate quella quest e guadagnatevi quel dannato brook. Non è essenziale che sia max di livello, però è essenziale che ce l'abbiate. Scusate, di special, non deve essere max special, però è essenziale che ce l'abbiate per far funzionare un team zombie con la barca di la Rocketman. Perché tanti mi chiedono sempre come faccio a far funzionare il team zombie che fai tu con la Rocketman. Si fa con quel brook lì, oppure con il brook Int RR, però se lo volete fare free to play, effettivamente quello lì è meglio. Crocodile Life on the Inside. Allora, sostanzialmente ragazzi, questo sarà sempre
come il Fortnite di Lucci, ovvero servirà più che altro per dare eventualmente socket, per farmare socket. Sostanzialmente, da quando l'hanno reso comunque farmabile tranquillamente nella storia, Crocodile non dovrebbe essere un problema, però sappiate che qui eventualmente, cioè ci sono Crocodile, Mr. One, non è essenziale farmarlo qui, potete andare direttamente nella storia, lo farmate da lì e non vi crea grossi problemi. Abbiamo poi Shark Attack Arlong Pirates. Allora, questo è l'Arlong che avevo usato per battere tempo fa Doflamingo, avevo fatto 60 stamina di Doflamingo e avevo portato questo Arlong. Sappiate che non è niente di che, però averne una copia magari può essere sempre utile. Sicuramente non è essenziale. T-Bone Absolute Justice, anche questo ragazzi, stesso principio, fatelo una volta e basta, perché sostanzialmente vi riduce un sacco gli HP e poi para il 90% dei danni. Può essere effettivamente buono per i Team Cerebral, magari qualcuno di voi ha Crocodile e non ha Crocodile Legend e non ha sub buoni da metterci. Lui effettivamente è discreto, funziona abbastanza bene e quindi poi vedete voi, però sappiate che questo principalmente ha una funzione ottima per un Team Cerebral con Croco Capitano, quindi lo useranno veramente in pochi. Abbiamo poi The Finest of Art, Jolla. Ragazzi, Jolla effettivamente è utile, è molto molto utile, una riduzione del danno subito del 90% per un turno e cambia tutti gli orb in forza, destrezza e velocità. È dannatamente buono. Consiglio assolutamente lei di averla maxata, perché no? È un ottimo ottimo personaggio. Sostanzialmente a me piace molto, capita spesso di utilizzarla, specialmente in free to play. Abbiamo poi Fukaboshi e Nettuno. Questo sono abbastanza felice che l'abbiano messo, perché chi dovesse farmare socket per Fukaboshi piuttosto che per Nettuno, effettivamente ha qui un'ottima possibilità di poterlo fare. Come personaggi non sono assolutamente ottimi, però ripeto, come materiali da socket sono davvero considerevoli. Abbiamo poi Clash Everyday, ragazzi, questo è un altro miglioramento, ma questa volta nella sezione Clash. Sostanzialmente da qui in poi saranno disponibili tutti i giorni Duval, Okiji, Eneru e la Buster Call. Sono 4 Fortnite molto molto, scusa, quello 4 raid molto molto buoni. Da qui in poi non sono più tanto raid a quanto pare, comunque. Duvar ragazzi farà un HP cut del 20% e dimezza i danni subiti per un turno, quindi è buono, è un buon personaggio. Tenete in considerazione di farmare anche lui. Io consiglio anche per questo di aspettare gli half stamina se proprio volete. Se aspettate l'half stamina in Clash, effettivamente è dannatamente buono approfittare di questo periodo per farmare tutti i vostri raid e maxarli finalmente di special. Specie ragazzi, Okiji è forte, forte, si usa un sacco nel Team Striker. Boosta l'attacco di 1,75 per 2 turni e locca tutti gli orb per 2 turni. È fortissimo, è veramente forte, lui dovrete averlo, quindi maxate anche lui il prima possibile. Stessa cosa ragazzi, è nero, sostanzialmente fa un danno fisso di 20.000 a tutti quanti, però riduce gli HP della vostra ciurma a un ammontare minimo, ma boosta l'attacco dei quick per 2 turni, quindi è ottimo. Come capitano pure è molto discreto effettivamente per l'inizio principalmente, perché adesso le cose sono un po' cambiate, diciamo, però effettivamente è comunque un ottimo capitano. Boosta l'attacco dei quick di 2,25 e cura la crew del 5 per il suo recovery ogni fine turno. Quindi immaginatevi doppio Eneru quanto recuperate. Sostanzialmente, se ce l'avete pure max recovery, recuperate qualcosa come 3500-4000 HP a turno. Quindi un lusso, ragazzi, davvero un lusso. È un buon personaggio. Farmatelo, maxatelo come boost per i quick. È sostanzialmente il migliore free to play, penso. Abbiamo poi Buster Call, ragazzi. Momonga e Onigumo. Momonga è un ottimo personaggio, specie un sub Cerebral
ottimo, funziona, ha un boost di attacco di 1,75 per un turno ed è buono, non si discute, può risultarvi utile in molte situazioni, specie perché di free to play si libera, purtroppo non ne abbiamo tantissimi forti, però è un personaggio che può risultarvi utile. Onigumo in realtà non è tutta questa utilità, però Momonga a dire il vero sì, quindi insomma fatevi voi i vostri calcoli, però cercate di maxare tutti questi personaggi il prima possibile. In linea cercherei di maxare primo Okiji, secondo Enel, terzo Duval e quarto Momonga. Poi naturalmente dipende un po' dalle vostre preferenze, da che box avete, eccetera, quindi poi vedetevela voi, però sostanzialmente io farei in questa maniera. Abbiamo poi Half Stamina per il Clash Collection, questo è proprio perfetto, perfetto perché sostanzialmente le nuove missioni cominceranno il 25 di maggio saranno aggiunte nuove missioni e l'Half Stamina comincerà il 22 fino al 5 di giugno. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che potete approfittare di questo Half Stamina su tutte le missioni precedenti. Non per tutta la durata, perché a quanto pare comincia il 22 e l'altro invece comincia il 25, però potete già abusare di Mihawk, Vergo, eccetera. Quindi, perfetto. Perfetto. Dovete maxare qualcuno? Fatelo durante questo dannatissimo periodo, ragazzi, perché davvero ve ne pentirete se non lo farete. Abbiamo poi, questo ragazzi devo ammettere di non averlo capito benissimo. Cominciando da Ashore Supernovas, Apu e Drake, le nuove Extra Island, i nuovi personaggi dell'Extra Island saranno più facili da livellare. Ok, allora io non ho capito se intendono level up di special, perché qui sotto parlano di special, però dicono, allora vi traduco letteralmente. Quando potenzi un personaggio con una stessa copia, sbloccherai un power slot. Inoltre, che i power slot penso che si rivolga ai socket, ma già lo facevamo. Ok, inoltre, se usi un personaggio con la stessa special, cioè praticamente se gli dai un altro un'altra copia con la stessa special, puoi alzare la sua special dell'ammontare di turni di un certo ammontare di turni e il cooldown per lanciarla diminuirà. Ma già succede, cioè non hanno detto niente di nuovo. Quindi non ho capito esattamente che cosa intendessero con questa cosa. Sostanzialmente hanno detto: se dai una copia ad un tuo personaggio identico, gli darai un socket e lo livellerai di special. Grazie, cioè già lo sapevo, già lo. Non lo so, vabbè. Dice che sarà comunque più facile, quindi poi vedremo effettivamente se è così. Abbiamo poi Popular Adventure Set Unlockable Quests. Allora, qui ragazzi, per un tot di giorni sarà disponibile Pika Ride, la Chopperman Cotton Candy Paradise e il Fortnite di Treble e Sugar. Per sbloccare queste missioni serve una gemma, ragazzi, non fatelo. Detto proprio francamente, non fatelo, perché tanto torneranno sicuramente questi eventi. Forse Chopper Cotton Candy Island no, però tutti gli altri torneranno, quindi non ha senso effettivamente spenderci gemme, non ha assolutamente senso, non fatelo. Abbiamo poi colleziona cola e berries nella Cola Cavern. Praticamente qui ci sarà un periodo in cui ogni giorno, probabilmente, una volta al giorno c'è scritto, apparirà questa isola dove otterrete cole, otterrete soldi e otterrete una gemma. Quindi conviene tantissimo farla, specie perché costa pochissima stamina. Quindi fatela ogni giorno, sostanzialmente è un modo come un altro per regalarvi una gemma in più. Abbiamo poi 100% chance di ottenere Ambush, questa volta su Garp e Cavendish. Garp è la mia nemesi. Comunque, parlando francamente,
Penso che siano fattibili, fattibilissimi anzi. Cavendish lo avremo come ambush per Sanji, il ride di Sanji, che tra l'altro devo finire di maxare, quindi buono. E poi avremo l'ambush di Garp su Gladius Colosseo. Allora, essendo tutti e quattro personaggi, Cavendish forse un po' meno, essendo Gladius, Sanji, dei personaggi ottimi da maxare, effettivamente potrebbe valer la pena tentare di fare anche l'ambush. Credo che farò un video su questo, ma non ne sono sicuro, dipende molto anche da quanto sono impegnato con l'università. Però credo di poterlo fare e cercherò di fare Garp free to play. Già solo nominare free to play per Garp mi viene da piangere, però si fa tranquillo. Quindi, andando avanti, doppia chance di livellare una special come sempre, periodo è scritto sopra. Doppia possibilità di ottenere un super success come sempre, data scritta sopra. E poi la Rainbow Gem giornaliera. Allora, oltre a questo, ragazzi, questo giro volevo farvi vedere un'altra cosa. Ovvero, per i più nabbi, quindi qui il video è finito per chi voleva semplicemente vedersi gli eventi in arrivo questo bimestre. Adesso invece comincerò a parlare per i più nabbini degli eventi che sono in arrivo, ovvero dei Replay Adventures e dei Colosseum in arrivo. Allora, ragazzi, i Colosseum in arrivo sono quello di Foxy e quello della sua alleata, che non mi ricordo come si chiama, ha un nome molto porno se non mi sbaglio. Comunque, questi due personaggi, ragazzi, veramente non conviene spenderci dietro gemme, ma proprio per niente. Completatela sicuramente per ottenere tutti i premi. Poi sta a voi se decidere di spendere la vostra stamina per farmarli o no. Però gemme no, vi prego, no. Su questi personaggi no. Continuando, invece, ragazzi, abbiamo in arrivo insieme a Foxy e alla tipa porno, Gladius e Xin Zhao. Sono Colosseum un po' più difficili rispetto agli altri, come potete immaginare. Ma rispetto a Rebecca e a Foxy hanno un'utilità decisamente maggiore. Don Xin Zhao, infatti, taglia gli HP di un nemico del 25% e riduce i danni subiti del 70%. Quindi è ottimo, è un buon personaggio, va farmato. Per quanto riguarda Gladius, invece, è un Color Affinity Booster di 1,75. 1,75, sì. Ha un cooldown abbastanza alto, ma è forte. Tra le altre cose, abbiamo anche il suo Limit Break da poco. Quindi, effettivamente, vale la pena attivare il suo Limit Break e poi cominciare a farmarlo. Tra l'altro, nel periodo in cui ci sarà l'ambush, sarà ancora più golosa la questione, ancora più croccante, ecco. Quindi, ragazzi, concentratevi su questi due Colosseum. Saranno un po' difficili per chi ha appena. Gladius un po' meno, Gladius è più facile. Xin Zhao già è un po' più difficile per chi ha appena cominciato a giocare. Però sono entrambi fattibilissimi. Andando avanti, abbiamo invece gli altri Colosseum, quelli che già sono arrivati. Sostanzialmente abbiamo Lucky Roo, abbiamo T-Bone, Marco, Vista e Alvida. Allora, su questo mi sono un po' scornato con qualcuno per capire l'utilità di questi personaggi. Allora, Lucky Roo potete anche lasciarlo stare, fatelo per i premi se volete. T-Bone, stessa cosa. Marco, stessa cosa, ma se non avete un booster powerhouse e vi serve, forse fatelo. Marco è tuttavia molto buono per quanto riguarda i socket. Se avete un Marco che dovete farmare di socket, potete farmare questo e farvi tutti i socket che volete. Abbiamo poi Vista. Vista non è niente di eccezionale, assolutamente. Tra l'altro anche gli RR sono discutibili, quindi poi vedete voi effettivamente se farmarlo o no. E Alvida, che effettivamente è un buon personaggio. Secondo me varrebbe la pena di spenderci dietro la stamina che avete per maxarla. O comunque portarla più bassa di livello. Chiaramente esistono tantissime sostituzioni, RR, ormai anche free to play per lei. Però
è comunque buono avere una possibilità di scelta, ed effettivamente lei ha una buona special, può esservi utile, ecco. Ok, per quanto riguarda invece i Fortnite, e andiamo a vederli bene insieme, oltre a quelli che vi ho già fatto vedere del bimestre, ci sono Calgara e Noland, che adesso sono già nell'Extra Island attualmente. E da qui otterrete questi socket qui. Allora, dovete sapere che Nolan può essere utile come orb booster per 2 turni. È discreto, personalmente ce l'ho maxato. Però sta a voi decidere se farmarlo o no. Per chi ha appena cominciato, Nolan potrebbe essere effettivamente un buon personaggio, non dico di no. Quindi poi decidete voi come spenderla, però Nolan è buono, almeno avere una copia effettivamente può essere utile. Abbiamo poi Absalom Sama. Da qui, ragazzi, questo Fortnite penso che sia abbastanza inutile. Vedete qui tutti i socket e tutti i liberi che otterrete, e sono pressoché inutili. Insieme a lui, anche lui è inutile. Quindi fatelo una volta, fate la gemma e poi lasciatelo stare, perché Absalom è proprio inutile. Stessa cosa per quanto riguarda Ogback. Non lo userete mai, perfettamente inutile. I socket che ci sono dentro sono discutibili. Potete anche evitare questo Fortnite. Fatelo giusto una volta per ottenere la gemma, ma lasciatelo stare come la peste. Abbiamo poi Shiraoshi. Qui questo invece è buono perché da qui otterremo i manuali per tutte e due i 6 stelle di Trafalgar Law. Effettivamente questo Fortnite è buono, è molto buono, oltre al fatto che comunque Shiraoshi non è malissimo, può avere una sua utilità. Quindi, insomma, se doveste aver bisogno di socket per il vostro Law, effettivamente questo è un buon Fortnite su cui spendere. Tra l'altro otterrete anche Book di Icaros e di Daruma, che sono entrambi molto forti se li avete. Niente, questo tenetelo in considerazione. Tuttavia, specie se vi servono i Book dei 6 stelle di Trafalgar Law. Abbiamo poi Whitebeard Pirate Crew. Non è un Fortnite eccellente, però tirerete su i libri di Sabo. I libri di Sabo effettivamente possono tornarvi utili. Oltre a questo abbiamo qui i libri di Mansherry e Leo, che sono più che utili se li avete, gli RR sto parlando naturalmente. Quindi poi questo Fortnite effettivamente è discreto se vi servono questi book, questi personaggi. Abbiamo poi Hannibal Great Ambition. Questo personaggio, questo Fortnite è abbastanza scrauso, non servirà a granché. Avete però qui qualche book che può risultare utile, tipo quello di Khalifa o quello di Monkey D. Luffy, A Pirate Who Lives by His Code, che può vagamente risultare utile. Per il resto, ragazzi, questo Fortnite è da fare una volta e dimenticare. D'accordo, questo è quello che ci ha dato sapere fino ad adesso. Questi sono i Fortnite in arrivo. Già vi ho fatto anche il video per quelli che stanno arrivando e rimarranno per sempre. E quindi niente, spero che vi sia stato utile, specie ai meno esperti. E niente, noi ci ribecchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!